Siamo riusciti ad attivare un programma di vaccinazione per gli emodializzati cronici che saranno vaccinati durante la seduta dialitica, evitando così che possano venire in una volta diversa, considerando che gli emodializzati cronici normalmente vengono a fare dialisi 3 volte alla settimana. Vaccino somministrato direttamente al momento della seduta di dialisi. Questa è l'importante novità per questi pazienti considerati estremamente vulnerabili che interesserà tutte e 13 le strutture presenti nell'ASL Toscana Sud-Est. La vaccinazione è indispensabile per tutti, ma in particolare per i nostri pazienti dializzati, perché hanno la necessità di ridurre il rischio di contrarre questa malattia. Il paziente dovrà unicamente manifestare la disponibilità al personale medico che opera nel centro dialisi. Ci organizzeremo con le direzioni dei presidi ospedalieri per poter organizzare appunto la vaccinazione direttamente il giorno in cui eseguono il trattamento. Ai pazienti sarà somministrato il vaccino anti-Covid Pfizer. È un vaccino a RNA e quindi in questo momento ci sembra il più idoneo per i nostri pazienti, con il minor rischio possibile di effetti collaterali. L'attività del reparto non si è mai fermata nel corso dell'emergenza sanitaria. All'ospedale San Donato di Arezzo già da tempo è stato infatti allestito un percorso ed uno spazio dedicato esclusivamente ai pazienti nefropatici positivi. Abbiamo costituito una stanza appositamente per fare questo tipo di trattamento a questi pazienti. Covid positivi a pauci sintomatici o asintomatici. Se il paziente invece presenta sintomatologia importante, siamo ugualmente in grado, vanno ricoverati, ma siamo ugualmente in grado di trattare nei casi più sfortunati in rianimazione o altrimenti in malattie infettive.